basta che te dico che so de Mediaset. Te fai pia per culo quando te chiamo. Pronto? Che vuoi? Ma chi è che parla? Ma che vuoi? Ma chi sei? Me faccio sempre i cazzi miei. De cognome faccio Zanfagne, de nome Zanfo. Trombò! Ah, vedi che se gela, oh, ciorchetto che pare il nocciolo di un'olivata giasca. Volevo cambiare il sistema di riscaldamento. Basta con questi termosifoni che sono obsoleti antichi. Me volevo mettere un bel camino per ospitare pure a Babbo Natale. Vedi se mi trovi qualcuno che caminetteggia, stufeggia, pelletteggia, caldeggia, riscaldamenteggia in genere. Dai, eh! Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Sono Zanfo Zanfagni, da redazione del Scrocchignolo Mediaset. Buongiorno. Mi dica. Le dico, senta, lei caminetteggia, stufeggia, caldeggia in genere? Guardi, non capisco niente, lei parla troppo velocemente, non capisco niente. Ah, pensavo che lei fosse di un'altra nazionalità, tipo curda. Ah, no, lo so, è la salute. Ma senta, lei stufeggia, caldeggia, caminetteggia in genere? Cosa facciamo? Non lo so, se non lo sa lei. Non ho allora, mi ascolti, gliel'ho già detto prima. O lei parla lentamente e mi scandisce le parole, perché io non capisco niente di quello che mi sta dicendo. Vabbè, ma perché si esacerba, scusi? Guardi, la saluto, arrivederci. Vabbè, ma lei è una persona scortese e maleducata. Lei c'ha dei cazzo dei camini e stufe? No, ho sbagliato numero, mi dispiace. Cosa? Fino a un secondo fa ce l'aveva. No, ha sbagliato numero. Noi non lo vendiamo, mi spiace. Manco io vendo, ho regalo. Se vuoi venire a dare una ciucciata, è gratis, eh? Questa si è magnata più tronchi di un castoro. Sta magna ceppi. Buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Sono Zanfo Zanfagni, da redazione del Scrocchignolo Mediaset. Buongiorno. Buongiorno, lei caminetteggia? Scusi. Sì, che mi ha fatto? La perdono comunque, eh? Lo spirito natalizio mi invade. Del tipo? Del tipo di che cosa? Io non vuole, dica. Lei caminetteggia? Io caminetteggio. Ah, è molto rassicurante questo. Allora io domani mattina passerò a effettuare le riprese della sua attività di caminetteggiaio. Ma per che motivo? A che ora domani mattina? Se faccia i cazzi suoi. Intorno alle 7, 7, 1, 4, 11, 11, 18, diciamo approssimativamente, mente, in base allo stato del traffico. Allora, innanzitutto i cazzi miei me li faccio quando voglio io. Beh, senta, lei è una grandissima, grandissima merda che rompe i coglioni. Perché, scusi, perché si esacerba? Perché si inalbera? Richiamo. Hai tre caminetti, buongiorno. Sì, volevo parlare con l'isterico. Mi dica, sono la sorella dell'isterico. Lei è la sorella dell'isterico. È isterica a sua volta, cioè un tratto genetico della vostra famiglia, sta nel vostro DNA a livello sì, del ribosomio. Di più, però vabbè, noi abbiamo preso un po' pochino. Un po' pochino. E mio papà tantissimo. Tantissimo. Però vabbè, sai, i figli degenerano, vabbè. Quindi che vuole fare? Certo. Un po' meno isterico. La ringrazio. Lei è isterico. Certo. Tanto poco, meno, medio, com'è? No, io sono una persona molto tranquilla, ma la ringrazio per avermi somministrato questa puntata di History Channel dedicata al non me ne frega un cazzo della sua famiglia. Ok. Ma come mai mi chiama, visto che non gliene frega un cazzo della mia famiglia, visto che a me non me ne frega un cazzo di sentire lei? Perché domani mattina io passerò a effettuare delle riprese della vostra attività di caminetteggiai. Caminetti che? Caminetteggiai. Caminetteggiai. Esatto, proprio un grappolo dei cazzi. Va bene, io passo a effettuare le riprese della vostra straordinaria attività di caminetteggiai. Yes. Yes, faccio le belle riprese, voi che fate nel dettaglio? Cosa ha fatto? Mi sembra che abbia rigurgitato una salamandra. Cosa è che ha fatto? È raffreddata, però. È raffreddata. La voce è di solito è peggio. Mi dica. Sì, sì, lei comunica erotismo più o meno come un colpo di spadiglia sui coglioni. E rida su sto cazzo. Senta, io passo. Lei, voi che fate esattamente? Così mi documento un attimo. Ma cosa vuole sapere? Sei Ewok. Serviamo. Che vuole sapere? Sì, esattamente. Palestra. Fa palestra lei. Porca miseria, sto sollevando un bilanciere e non me ne frega un cazzo. Voglio dire, all'interno della vostra attività, come si compone la vostra giornata? Io devo immaginare. Ok, belle, verrebbe un po' da piangere. Vuole chiedere all'isterico? Al pazzo? Allo scriteriato? Al bivolare, al Gollum? Vuole chiederlo a lui? Non si fa niente per niente a questo mondo. E questo è un baratto che io le propongo, capisci? Ma è un barattolo. No, un barattolo! Che so, della marmellata io, un baratto, cioè uno scambio senza utilizzo di denaro. Ah, ha capito? Ok. Lei che mi può offrire? Mi solletichi? Le solletico, piatti, pappardelle con funghi porcini, pappardelle con la crema di cinghiale in salmiere di cinghiale. Madonna, che sta collana dei cazzi, un sacco di roba buona. La milanese con l'ossobuco. Ah, buono. Cotoletta alla milanese. Senza ossobuco, cioè c'è varietà nel menù. Cotoletta al barolo con la polenta. La miseria. Trentina alla brace. Mamma mia. Però le devo rivelare una cosa. Dica. Sì, io stavo cercando qualcuno che produce camini e riscaldamenti, stufe, pellet, queste robe qua. Accendo il camino, però. Lei accende il camino. Allora, facciamo una cosa. Io vengo nella vostra attività, che a quanto ho capito è un'attività di ristorazione, ristorante giai, trattorie giai, osterie giai, giusto? Sì. Esatto, e poi mi porto via il camino. Ma che cazzo si ride? Come si chiama il ristorante? Hai tre caminetti. Va bene, cambiate l'insegna, fate i due caminetti e uno me lo pio io, che mi serve per casa. Ma io non ho uno di scorta, a me che mi... appunto, allora vengo, pio il camino e siamo tutti felici, mi mangio pure le pappardelle col cinghiale e l'osso buco, eh?
Ma che cazzo si ride? Scusi, lei sta lì al pulire il camino. Lei si rende conto che vive come Cenerentola? Sì. Sì. Va bene, d'accordo, la lascio, che immagino che dovrà recarsi alle serali per completare le elementari. Esatto. No, no, le, sì, beh. Cosa? Terza elementare, no. Terza, sì, terza è l'unica cosa che c'ha. Ma anche le tette gli sono rimaste. Lei c'ha le quarta di tette? Sì. Allora, scusi, accantoniamo momentaneamente il discorso della pappardella al cinghiale e dell'osso buco. Sono più interessato al suo de buco, privo de osso. Bella zizzona mammellona, eh? Dai, mio, va bene. Ok, se famo, andata. No, se era famo, meglio il cammino, facevo meno fatica. Se famo quattro salti in cappella, se dice, dai, parti mia. Dio. Dio lo dirà moltissime volte quando arriverò in prossimità del suo pube. Va bene, tettona, se vediamo domani, allora. Ok, va bene, andata. Ciao. Un abbraccio, tanti auguri, buon Natale. Bastardo. Buon Natale, buon Natale. Bastardo. Buon Natale, sesso anale. Ma che filastrocca è?